Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come dal titolo vi parlerò un po' della mia esperienza al CERN. Un attimo per introdurre cos'era, cioè il motivo per cui sono andato al CERN. Cercando dei corsi di fisica delle particelle, fisica dei campi, con sì, delle certificazioni, insomma, perché avendo concluso un corso di specializzazione in fisica nucleare in cui fatto un approfondimento sui decadimenti e anche sui reattori e volevo continuare insomma a studiare. Quindi dopo questo certificato cercavo e a un certo punto ho visto che c'erano dei corsi al CERN, corsi adatti, cioè fatti solo studiamente per docenti. Quindi diciamo una persona X che non è docente non può accederci. Bene, quindi niente, poiché avevo iniziato già con l'esperienza insegnando nelle scuole superiori, poi anche con l'Università di Pavia, eccetera, eccetera, mi sono iscritto, poi per caso alla fine ho continuato la docenza da settembre, quindi meglio così, insomma. Di cosa abbiamo parlato? Allora, abbiamo parlato ovviamente, per questo primo step, del modello standard e della fisica degli acceleratori. Allora, ad essere onesto, la fisica degli acceleratori sia sì, una parte molto bella, però è molto applicativa, quindi ci va un fisico sperimentale. Invece la parte sul modello standard sono state le lezioni fatte da un fisico teorico, Marco Cirelli, e che non è stato bravo, ma di più. Assolutamente. E quindi grazie a lui ho potuto comprendere la fisica che sta dietro il modello standard. Ovviamente non in modo troppo approfondito, questo senz'altro, ma avendo ovviamente davanti a sé tante persone che se ne intendevano di fisica, poi ognuno in ogni suo ambito, ma che avevano le basi, poteva ovviamente fare un corso di tot ore molto dedicato. E soprattutto con una capacità di trasmettere le conoscenze che è invidiabile, detto con molta onestà. Anche perché poi non si parla più di dire, non lo so, la velocità è la derivata dello spazio rispetto al tempo, quindi cioè, sono delle cose molto, ma molto più difficili da trasmettere. Allora, iniziamo. Diamo proprio un'infarinatura, ok? Anche di cosa succede al CERN, per poi successivamente, in un prossimo video, andare a fare proprio delle lezioni del tutto teoriche, quindi andare a descrivere per bene il modello standard delle particelle e la Lagrangiana, la famosa equazione che uno vede quando pensa al CERN, alle tazze, intendo. Allora, cosa si fa tendenzialmente? Quello che si fa al CERN è andare a far collidere delle particelle. Andare a far collidere delle particelle, nello specifico, si vuole andare a mandare dei protoni, ok? Si vuole andare a mandare dei protoni, ok? Cosa succede però quando queste particelle dotate di una certa massa collidono? Quello che succede è che c'è una cosiddetta, cioè una collisione, ma soprattutto poi viene questa collisione genera a sua volta una forte energia, ok? Qua all'interno c'è una forte energia dovuta alla formula E uguale a mc quadrato, ok? Quindi l'equivalenza energia uguale a massa, dove ricordiamo M non è assolutamente, cioè questa formula non è completa se non si esplicita che la massa è l'energia riposo per il coefficiente Lorentz. E metto puntini, puntini, puntini perché in realtà, questo, se stiamo andando a parlare della relatività, diciamo che sarebbe ottimale esprimere la definizione di energia relativistica con un concetto di quantità di moto. Però diciamo che vabbè, va bene così. Quindi noi abbiamo in questo caso dei protoni, ok?
non sono dei pioni, ok, mi raccomando, sono dei protoni, qua c'è una collisione, avviene una esplosione, per modo di dire, dove appunto viene generata, perché le protoni hanno massa e quindi al collidere si dividono in tante altre particelle generando, comunque scatenando fuori dell'energia, questa energia viene classificata come un mini Big Bang. Ok? Perché? Perché effettivamente quello che succede nella nostra linea di universo, adesso se noi immaginiamo che qua c'è l'inizio, diciamo un punto in cui tutta la massa, tutta l'energia dell'universo era condensata e da lì in poi c'è il Big Bang e ovviamente da qua in poi dietro non c'è niente, si parla del vuoto per dire che non c'è niente. E quindi qua, non so, qua ci sono i primi pianeti, la formazione di stelle, e così via, poi successivamente le galassie, e qua ci siamo noi ovviamente alla fine. Quello che succede in questa prima parte qua di tempo, dove parliamo di scale infinitamente piccole, il CERN al giorno d'oggi è arrivato qua, ok? Successivamente andrò a far vedere, diciamo, delle slide nei prossimi video, ma siamo nell'ordine di 10 alla meno 12 secondi, se non erro, sì. Quindi il CERN, lo scrivo qua in rosso, il CERN è arrivato a 10 alla meno 12 secondi. Cosa c'è prima del CERN, quindi facciamolo in verde. Prima del CERN c'è l'unificazione delle forze, quindi forze unificate. Prima ancora, questa però è puramente teoria, sono le superstringhe. Ok? Dopo, cosa c'è invece? Dopo il CERN, quindi dopo 10 alla meno 12 secondi, c'è la cosiddetta inflazione primordiale, ok? E poi le interazioni forte. Interazioni, allora, anche lì, ovviamente, per quando parliamo di particelle, bisogna sapere una cosa. Adesso questo disegno è, ovviamente, quello che sto per fare è non sbagliato, ma di più. Se noi andassimo a considerare un nucleo atomico, quindi dotato da neutroni e protoni, ok? Abbiamo i cosiddetti elettroni che girano intorno. E vabbè, questo è il modello classico di Rutherford, ne ho parlato in diversi video sul canale, ma questo non è assolutamente il modello atomico. Questo è un modo in cui noi possiamo rappresentare un modello atomico molto, ma molto banalmente, ecco. Comunque, cosa succede? Che qua, ovviamente, per un nucleo molto ricco di nucleoni, di elettroni, quindi di conseguenza anche di protoni, perché un elemento alla tavola periodica è neutro, ok? Quindi il numero di cariche positive deve essere uguale a quello di cariche negative. Avendo più protoni, di conseguenza anche neutroni, i protoni dovrebbero, ovviamente, per la forza repulsiva, andare a dividere, cioè non mi viene il termine, a respingersi, ecco, scusatemi un attimo, a respingersi, perché hanno carica uguale. Perché non succede? Perché ci sono appunto i neutroni, e cosa fanno questi neutroni? Fanno da colla, fanno da cicche, diciamo così, tramite la cosiddetta interazione forte, ok? Quindi qua ho parlato di inflazione primordiale, ok? Quindi si iniziano a creare le prime particelle, scusatemi, quindi si parla di particelle subatomiche, quarks e così via. Qua c'è la cosiddetta interazione forte, ok? E dopo ci sono ovviamente i primi atomi, così che poi si formano le prime molecole.
soprattutto l'idrogeno e l'elio erano super abbondanti all'inizio dell'universo primordiale, per poi man mano arrivare appunto ai pianeti, dovrebbe essere Saturno, le galassie e così via. Ok? Quindi il CERN ha fatto dei passi da giganti, perché se noi siamo qua e noi siamo a tot anni di universo, che detto quanto sta, non lo so, ok? Siamo arrivati a 10 a meno 12 secondi. Nel 2034-35, se non ho capito male, ci sarà un nuovo, cioè già stanno partendo adesso i nuovi progetti per un nuovo collider, e questo per andare a vedere se esistono le famose superstringhe. Non solo, ovviamente, perché si deve determinare bene la massa del bosone di Higgs. Perché questo dipenderà se l'universo è stabile o instabile, ma questa sarà l'ultimissima lezione che andrò a fare. Questo è proprio per avere una piccola infarinatura di cosa succede. Ovviamente, ok, andiamo a collidere delle particelle, ma perché? Questo è. Allora, tutto parte da fenomeni completamente naturali, cioè in questo caso ci siamo che nessuno va, cioè la natura stessa non va a far collidere due particelle quasi alla velocità della luce, ok? E noi in natura non succede, ma lo facciamo. Perché? Perché ci è venuta questa idea, non a me ovviamente, ma ai grandi scienziati? Perché noi sappiamo benissimo che la nostra, diciamo, la storia della fisica inizia con la dinamica, ok? La dinamica newtoniana. La dinamica newtoniana, quindi siamo nel 1600 con Newton, effettivamente con la forza gravitazionale. E poi andiamo, man mano andando avanti negli anni, si iniziano a scoprire effetti elettrici, magnetici e così via, fino a completare la teoria elettromagnetica con Maxwell. E poi cosa succede? Nel 1932, quindi facciamo un passo di storia, si scopre, si inizia, diciamo così, la scoperta dei decadimenti, ok? Chiaramente le particelle, che sono decadimenti naturali, cioè succede in natura. Quindi il decadimento cosiddetto beta, e poi l'interazione debole, che anche lì andremo a parlare successivamente. Nel 60, quindi 1960, l'unificazione della teoria elettrodebole e nucleare forte, che è una delle primissime, quindi unificazioni, perché le quattro forze fondamentali sono gravitazione, elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole. Ok? Quindi poi andremo a vedere successivamente queste cose. Poi nell'81 dei primi bosoni, omega e zeta, che sono alla fine dei mediatori. E poi la quantum l'elettrodinamica quantistica, ecco, per le interazioni nucleari forti. Poi nel 2012 abbiamo il bosone di Higgs. Adesso leggo perché giustamente le date non me le ricordo, ma proprio per questo, andando a scoprire diverse particelle, soprattutto andando a vedere che esistono dei decadimenti in natura, l'uomo si è posto l'idea, ok, quindi noi notiamo che, non so, da una particella con questa grandezza, dopo ciò un tot si può dividere in altro, in una somma di altro, senza parlare ad esempio cioè per non parlare del decadimento alfa, ok? Quindi l'uomo ha visto che le particelle non sono completamente integre, nel senso che no, sì, c'è il cosiddetto atomo, ma se è instabile può dare dei decadimenti, ok? Così come anche la fissione nucleare. Perché esiste la fissione? Perché quando si supera un certo numero tot di particelle all'interno del nucleo, di particelle cariche all'interno del nucleo, e quindi diventa instabile, tende ad avere un comportamento di fissione, che quindi va da un atomo molto ricco di nucleoni, eccetera, si spezza e diventa un altro atomo,
con meno nucleoni e quindi di conseguenza così via. Poi alla fine poi andremo a parlare anche dei reattori, ma questa sarà una cosa molto oltre, ecco. Quindi la mia esperienza al CERN era andare a capire uno, le collisioni, ok? State per andare a capire le collisioni, dove siamo adesso, dove vogliamo arrivare, le superstringhe, perché prima delle superstringhe poi non c'è niente, c'è proprio il punto, ok? Per adesso, tra questo piccolo spazio qua, nessuno lo sa, ok? Noi diciamo che superstringhe, che è teorico, quindi andare a vedere qualcosa di più piccolo delle stringhe non c'è una teoria attuale. Quindi sono andato a vedere questo e la cosiddetta appunto Lagrangiana. Lagrangiana, non so se si vede molto bene, comunque la Lagrangiana è appunto una equazione che permette di descrivere, quindi se uno ha una Lagrangiana di un sistema, significa che riesci a, con una formula, descrivere le equazioni del moto, le equazioni che governano quel determinato sistema, quel sistema dinamico, ovviamente. E in questo caso questa Lagrangiana, che banalmente nei corsi di meccanica quantistica che dipendono da Q o da Q punto, quindi da una coordinata generica e la sua derivata temporale, ovviamente in questo caso la Lagrangiana relativistica è anche un foglio intero di forme, se non di più, a dipendenza da quanto uno scrive grande, ma è una formulona molto grande, dove c'è di mezzo le teorie elettromagnetiche e poi ovviamente la relatività speciale. Perché la relatività speciale? Grazie a Paul Dirac. Dirac con la famosa equazione di Dirac che unisce la meccanica quantistica, quindi l'infinitamente piccolo, a moti uniformi. Quindi il modello attuale degli atomi, il modello atomico attuale è di Schrödinger, Dirac, ok? E questa equazione qua è molto tosta, detto come te sta. Andremo a vedere ovviamente tanti aspetti qualitativi, ma altri molto quantitativi e soprattutto quello che sono andato a vedere è la funzione del famoso bosone di Higgs, quindi dell'equazione che descrive il bosone di Higgs, che viene chiamato a sombrero messicano, ok? Proprio perché dà questa immagine qua, quando è fatta nella 3 dimensioni, si intende. Che poi in realtà, vabbè, insomma, ho fatto così, vabbè, comunque, ci fa capire che a dipendenza da dove siamo noi, adesso se questo è il Big Bang, siamo scesi, siamo in questo punto stabile, a dipendenza della massa del bosone di Higgs viene prolungata, diciamo, questa curva e capire dove andremo a finire, se andremo a finire in questo minimo, ok, come, ma noi sappiamo che esiste il famoso effetto tunnel di meccanica quantistica, quindi non necessariamente diciamo l'universo, perché questo punto va ad indicare proprio il nostro mondo, il nostro universo, non deve salire questo gradino diciamo di energia, ok? Ma viene tramite l'effetto tunnel che ovviamente viene, ed è sicuramente spiegato molto bene in meccanica quantistica. Capire anche lì la massa il bosone di Higgs, la massa esatta del bosone di Higgs, va a dire se l'universo sarà stabile o metastabile e di conseguenza se l'universo, diciamo, sarà, tra virgolette, teletrasportato, ma questo ovviamente andremo a parlarlo in un altro video. Spero che questa piccola introduzione, seppur molto qualitativa, ed è proprio questo l'intento, che sia qualitativa, vi sia piaciuta. Nel prossimo video andremo a parlare come viene classificato il modello standard. Un saluto, grazie a tutti.